si mantiene avanti questo festival, l'unico festival che si mantiene a Terni di popoli e religioni, abbia una valenza indipendentemente proprio dalla nostra religione. Pax Christi, che è questa organizzazione che Don Tonino ha presieduto per 10 anni, mi ha chiesto di occuparmi del suo ventennale, di un ricordo per i suoi 20 anni. Dice, chi non conosce la fede nell'amore non può sentirsi l'anima tranquilla. La fede è l'acciarino che scintilla sulle speranze che ci avemo in cuore. Mio caro papà, non è da molto che mi hai chiesto perché io asserisca di avere paura di te. La verità che si fa amore. E quando si fa amore si scopre che è verità. Nonostante separati. Quando prima ci parlava, lei vedeva il suo ex marito, io vedevo la mia ex moglie. Non vedevo la cosa più importante, la madre di mio figlio. I testi culturali rappresentano la crescita, la maturazione, quando ci si sostituisce al proprio padre. E forse la nostra società ha ucciso il padre, ma non si è sostituita. Se ha 14 anni è ovvio che non parli con i genitori. Però attenzione, non è tanto ovvio che non parlino con te. È così normale che dei ragazzi non parlino con i genitori? Questa cosa mi fa paura, perché non si può dire io sono matura, gestisco il mio corpo come voglio, poi invece per altre problematiche allora la maturità non c'è più. Femmina, donna, persona, essere umano, maschio, uomo, persona, essere umano, e l'incontro d'amore e la paternità o la maternità sarebbero delizie della vita se avvenissero non tra maschi e femmine, dove il conflitto è totale, non fra uomo e donna, dove il conflitto è parziale, e neppure pensate tra persone, dove il conflitto è minimale, ma avvenisse tra esseri umani. Un anno di distanza a Notre Dame de la Salette, sempre per il Festival del Cinema e Riconciliazione, le giornate di Cinema e Riconciliazione che sono giunte quest'anno alla 5ª edizione. Siamo venuti a seguirle per conto del Festival Popoli e Religioni, con cui siamo gemellati. Le situazioni estreme possono essere di una violenza choccante, rien de tel che d'échanger pour leur donner sens. Et aider à mettre un nom sur les enjeux que soulèvent ces situations. Vous pourrez aussi... Au nom du sanctuaire de la Salette, de la communauté des missionnaires de la Salette, pères, frères et sœurs, je remercie Monseigneur Evêque Giraud, évêque du diocèse de Soissons, d'avoir bien voulu accepter et parvenir. Primo vescovo ad approdare su Twitter. Sì. Come è nata questa? Come è arrivato questo esperienza? Ho fatto il mio diario, come si dice in francese, un dier, e questo in pagine del web, ogni giorno, 11 anni fa.